Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vi propongo una nuova ricetta. Vi faccio vedere come ho cucinato la torta di riso, che è un tipico dolce reggiano, apportando però qualche modifica perché non ho utilizzato né il burro né le uova. L'ho mangiata per merenda assieme a una bella tazza di tè caldo. Questo in particolare è un tè verde con lo zenzero e il limone, davvero profumatissimo. Fatemi poi sapere se vi interessa magari un video delle mie tisane preferite. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti sono 1 litro di latte di riso, 200 g di riso, 180 g di yogurt di soia, 100 g di zucchero di canna, un po' di sassolino e 100 g di mandorle. Al latte caldo aggiungo il riso e lo cuocio per 20 minuti circa, poi lo lascio raffreddare per almeno mezz'ora. In una ciotola metto lo yogurt, lo zucchero, le mandorle tritate, il sassolino e mescolo. Al composto aggiungo poi il riso cotto e lo incorporo mescolando. Poi verso il tutto in uno stampo foderato con la carta da forno. Livello la superficie e lo inforno a 180 gradi per almeno 45 minuti. Capiremo che la torta di riso sarà pronta quando risulterà un po' dorata. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi. Qui trovate anche tutti i miei social e l'ultima video ricetta che ho fatto. Un bacione e a presto!